doveva essere una sorta di collegamento tra dentro e fuori il partito laburista, però diciamo che Momentus si è quasi subito dato come regola quella della doppia tessera, cioè che i tesserati di Momentum dovevano tesserarsi anche al partito laburista, proprio perché l'idea che sta alla base è proprio di organizzare la democrazia interna del partito laburista in modo di spostare sempre più il centro di potere dal gruppo parlamentare, dalla leadership alla base. Un po' il cruccio di tutta la sinistra laburista storicamente di formazione benniana, diciamo, e quindi John Lassman era quello proprio di organizzare la democrazia interna del Partito Laburista in modo di spostare sempre più il centro di potere dal gruppo parlamentare, dalla leadership alla base. Quindi diciamo che tutti anche i progetti di riforma che vengono portati all'interno delle regole interne del Partito Laburista. E diciamo tutto il modello organizzativo di Momentum è quello di, diciamo, di dare sempre più potere agli iscritti, e per questo, come dicevo, Momentum si organizza poi su base locale, affiancando le sezioni del Partito Laburista. Quindi, dove c'è una sezione del Partito Laburista, ci doveva essere anche in teoria, dove si riusciva quasi ovunque, c'è stato un momento in cui era quasi ovunque, a organizzare anche una sezione di Momentum che, tra virgolette, occupasse la sezione del partito laburista, e questo appunto ha portato allo spostamento a sinistra della base laburista, e anche un incremento importante della base laburista, perché quando Corbyn, alla fine, diciamo, della leadership di Corbyn, gli iscritti si sono quasi raddoppiati, quindi si è passati da circa 200.000 a circa 600.000. Come obiettivo anche quello ovviamente di coinvolgere le nuove generazioni che per la prima volta si interessano di politica in occasione della leadership laburista. In questo ovviamente è straordinario, nel senso che sia nel 2017 ma anche nel 2019 il partito laburista ottiene delle maggioranze bulgare tra gli under 35. Momentum è stato uno strumento straordinario di campagna elettorale, sia sul territorio organizzando le campagne elettorali sui cosiddetti marginal seat, cioè su quei collegi che sono in bilico e che quindi è importante vincere, su cui è importante fare campagna elettorale. Quindi Momentum organizzava il car sharing, i carpooling per spostarsi e andare su quei collegi. C'era un sito bellissimo in cui tu mettevi il tuo indirizzo e ti diceva qual era il collegio marginale più vicino a casa tua, e ti diceva come arrivarci, quali erano gli orari in cui si poteva andare a fare campagna. Poi ovviamente ho organizzato una campagna online sui social che ha prodotto dei video virali che sono stati straordinari. Quindi diciamo che è una forza, una generazione con cui la leadership laburista deve tenere conto. Il capolavoro che è riuscito a fare Momentum, ma in generale per un lungo periodo l'esperienza di Corbyn, è stata quella di riuscire a tenere insieme tante istanze. E soprattutto anche con un rapporto stretto con le unions e i sindacati, che sono stati fondamentali per dare un appoggio organizzativo, economico e logistico alla campagna di Corbyn e anche a Momentum. Diciamo che il momento decisivo per l'esplosione della campagna di Corbyn è stato sicuramente l'appoggio dei più grandi sindacati. Diciamo, la cosa più interessante è stata quella di riuscire a tenere insieme tante istanze e tante generazioni, perché, come appunto dicevo, sia in Momentum che nella campagna di Corbyn ci sono i grandi vecchi, ci sono le grandi personalità nazionali, che però si mettono a disposizione anche delle istanze della base, le portano avanti con un focus proprio sul tentativo di rovesciare la piramide, diciamo. Invece, spesso invece sul livello
anche nella sinistra italiana, invece è sempre più è difficile, no? C'è sempre più uno scollamento tra i grandi vecchi, le grandi organizzazioni rispetto alla base. È sempre più complicato tenere insieme le istanze, anche se vogliamo più velleitarie dei movimenti di base, dei giovani rispetto a diciamo gli obiettivi delle grandi organizzazioni. Uno dei temi centrali che appunto la politica radicale, specie con il tipo di media che in Gran Bretagna è ancora più drammatica la situazione, ma anche in Italia, chiaramente poi porta una reazione forte che appunto porta a dipingere poi politiche estremamente blande dal punto di vista reale dei contenuti, perché i programmi di Corbyn sono banalmente socialdemocratici, non c'è veramente nulla di particolarmente radicale. Cioè il programma di Clement Attlee del 45 rispetto al programma di Corbyn oggi verrebbe dipinto come Unione Sovietica, voglio dire, nazionalizzare tutte le grandi industrie, creare il servizio sanitario nazionale totalmente gratuito. Cioè sono delle cose che adesso verrebbero dipinte, adesso dopo la crisi del Covid un po' meno, però diciamo nella fase più acuta del neoliberalismo che abbiamo vissuto negli anni 10, proposte del genere verrebbero appunto dipinte come staliniste. Quindi.